Com'è cattivo questo caffè? In questa clinica dovrebbero imparare a farlo un po' meglio. Perché sei venuta qui? Per vedere come stai e per aiutarti. Non credo sia necessario, Silvia. Oh, ma che cosa dici, Juan Carlos? Siamo amici, no? O Yolanda non ti permette nemmeno... Per favore, Silvia, non ricominciamo a discutere di Yolanda. Non ti basta tutto quello che ha sofferto? Ha sofferto? Che significa che non soffre più? Beh, che cosa stai aspettando? Parla. Che ti importa? Perché sei venuta? Che cosa vuoi da me? Sono venuta a trovarti, ma se la tua scortesia arriva al punto di cacciarmi, bene, me ne vado subito. Va bene, scusami. Riconosco che negli ultimi tempi sono stato nervoso e troppo intollerante, scusami. Beh, non puoi dire che la colpa sia mia. Non parliamo di colpe, Silvia. In nome dell'amicizia che tu dici che esiste tra di noi, credo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose, alcuni dubbi. Ho dei progetti. Mi congratulo. Ho dei progetti con Yolanda. Mi dispiace per te. Yolanda presto sarà scarcerata. Noi ci sposeremo e andremo a vivere insieme. Peccato che con un bambino piccolo non potrete godervi la luna di miele. Ci divertiremo, non preoccuparti. C'è chi è disposto a tenerci il bambino per qualche giorno, non ti preoccupare. Non credo che Yolanda sia disposta a lasciare suo figlio a chiunque. Ti pregherei, se è possibile, di non parlare più al singolare quando ti riferisci a nostro figlio. È anche mio e se in passato non l'ho tenuto con me, d'ora in poi gli starò sempre vicino. Io vorrei chiederti fino a quando, Juan Carlos? Non ti capisco. Fino a quando potrai sopportare di vivere accanto a una donna ignorante come Yolanda? Un anno? Due? Sette? Sopporteresti 7 anni non quella donna? Non mi seccare più, Silvia, per favore, non mi seccare. Ho un futuro da costruire. Yolanda e io facciamo dei progetti. Io e lei supereremo tutto. Lottando insieme. E sai perché? Silvia, noi ci amiamo. Capisci cosa vuol dire? Ci amiamo. E quando esiste l'amore, quando due persone si amano veramente, non contano più le differenze sociali. E non conta neanche il denaro. Niente di tutto questo, capisci, Silvia? Conta soltanto l'amore che c'è fra un uomo e una donna. È molto poetico il tuo discorso. Peccato che io non possa farti gli auguri per il tuo futuro. Non posso essere ipocrita. Non riuscirai mai a capire, Silvia. Ti stai sbagliando, Juan Carlos. Va bene. Me ne vado.